Ciao a tutti, mi chiamo Franco Bavila e sono militante di Sinistra Classe Rivoluzione. Sono qui oggi per rivolgere un appello a tutti coloro che stanno guardando questo video e a tutti coloro che ci seguono online. L'appello è molto semplice: unitevi a noi, aderite a Sinistra Classe Rivoluzione, entrate nel nostro movimento politico, cominciate con noi una militanza politica rivoluzionaria. Perché facciamo questo appello proprio oggi, proprio in questo momento? Perché siamo di fronte a una svolta epocale, perché la diffusione dell'epidemia ha fatto esplodere tutte le contraddizioni del sistema capitalista, contraddizioni gravi, profonde, che esistevano già, che covavano sotto la superficie e ora sono emerse in maniera drammatica. Per esempio, per anni ci hanno detto in tutte le salse che l'economia di mercato è il sistema economico più efficiente possibile ed immaginabile. Beh, oggi, di fronte all'emergenza sanitaria, l'economia di mercato ha fallito miseramente. C'è una carenza gravissima di tutto quello che sarebbe necessario a contrastare l'epidemia: mascherine, disinfettanti, respiratori, kit per i tamponi, tutti prodotti che non si trovano o, ancora peggio, si trovano in vendita a prezzi scandalosi, come per esempio le mascherine. Vediamo i governi nei vari paesi del mondo stanziare centinaia e centinaia di miliardi di denaro pubblico a favore delle aziende private, mentre negli ospedali manca tutto, non ci sono i dispositivi di sicurezza nemmeno per i medici e gli infermieri. Siamo all'assurdo. Negli Stati Uniti, la più grande potenza economica del mondo, vediamo scene incredibili, gente seppellita in fosse comuni, migliaia di persone in fila solo per avere qualche cosa da mangiare. E non è tutto. Nei vari paesi dove abbiamo visto che hanno chiuso tutto, vediamo che intanto le fabbriche e le grandi aziende restano aperte e continuano a funzionare nonostante il rischio di contagio, anche nei settori dell'economia che non sono essenziali. Perché? Perché si mette il profitto di pochi capitalisti davanti alla salute e alla vita di milioni di persone. È uno spettacolo davvero indegno. Noi vediamo un'emergenza mondiale che dovrebbe essere gestita a livello globale e invece vediamo ogni paese che va per conto proprio, ognuno contro gli altri. L'Unione Europea sta letteralmente andando in pezzi, ma anche nel resto del mondo la situazione è questa. Si alzano barriere protezioniste, si bloccano e si requisiscono le forniture sanitarie destinate ad altri paesi, si bloccano le esportazioni di prodotti alimentari, una follia. E si prepara una crisi economica senza precedenti. A confronto, il 1929 e il 2008 sembreranno una bazzeccola. Le classi dominanti, poi, si stanno preparando a far pagare questa crisi, come sempre, ai lavoratori, ai più poveri, ai ceti popolari, attraverso licenziamenti, attraverso la riduzione dei salari, attraverso il peggioramento delle condizioni di lavoro, nuove misure di austerità, tagli ai servizi sociali. E noi non possiamo rimanere fermi a guardare tutto questo, non possiamo rimanere con le mani in mano mentre accade tutto questo. Non possiamo lasciar fare i governi, avere fiducia nei governi, che hanno dimostrato una volta di più di essere completamente subordinate agli interessi dei grandi capitalisti. La classe lavoratrice deve avere una sua politica indipendente. Noi non possiamo lasciare che i settori fondamentali dell'economia restino nelle mani dei privati, che continuino a funzionare in base alla logica del profitto. I trasporti, la logistica, l'industria farmaceutica, la grande distribuzione alimentare, il settore energetico, le fabbriche più importanti devono essere tutte espropriate e messe sotto il controllo dei lavoratori. Sono i lavoratori che fanno funzionare tutto in questa società, sono loro che devono decidere quali sono le condizioni di sicurezza, cosa è essenziale e cosa no, cosa è necessario produrre e come produrlo. È necessario che l'economia venga pianificata sulla base delle effettive esigenze della collettività e non che funzioni in base alla distribuzione dei dividendi ai grandi azionisti. Su queste nuove basi economiche dobbiamo poi porci un altro obiettivo, quello di abbattere le barriere nazionali, andare verso una federazione socialista non solo degli Stati europei, ma a livello mondiale. E questo è l'unico modo per risolvere i problemi globali che abbiamo a partire dalla pandemia. E lo voglio dire chiaramente. Noi siamo l'unica organizzazione a portare avanti questo programma. Ci piacerebbe che ce ne fossero altre, magari anche migliori di noi. Ma la realtà è che questi organi che non esistono. E dunque o lo faremo noi o non lo farà nessun altro al posto nostro. Per questo abbiamo bisogno di tutti voi. Perché queste idee, questo programma deve raggiungere un maggior numero di persone, un maggior numero di fabbriche, un maggior numero di scuole, università, un maggior numero di realtà locali. È vero che per ora non possiamo
fare fisicamente delle riunioni, delle assemblee o delle diffusioni del nostro giornale. Ma la nostra attività è ugualmente proseguita online, anzi si è potenziata rispetto a prima. E se l'attività è online, vi assicuro che l'organizzazione che c'è dietro, i compagni e le compagne in carne ed ossa, non sono affatto virtuali, ma sono reali. Ora, io so che per esperienza potrebbero esserci delle obiezioni a quanto vi sto dicendo. In più di 20 anni di attività politica ho sentito tante volte queste obiezioni. La prima, voi siete a favore del socialismo, ma in Russia hanno provato a fare il socialismo e sono finiti con i gulag di Stalin. Ora, su questa obiezione non ci tocca, perché noi abbiamo sempre criticato la natura burocratica dei regimi dell'Est. Noi vogliamo la democrazia dei lavoratori, non vogliamo uno Stato totalitario. Nei paesi del cosiddetto socialismo reale, una burocrazia statale parassitaria aveva espropriato il nome del comunismo per costruire degli stati polizieschi in cui i lavoratori erano politicamente sottomessi. Il socialismo è tutt'altra cosa. Il nostro movimento, peraltro, trae le origini da Trotsky e dall'opposizione di sinistra che combatterono per ristabilire le idee autentiche della rivoluzione d'ottobre contro la degenerazione stalinista e pagarono con la vita questa battaglia politica. La seconda obiezione che spesso viene fatta è: ma voi siete di sinistra e la sinistra in passato ci ha deluso, profondamente deluso. E anche su questo vogliamo essere chiari. Il problema è che le vecchie organizzazioni di sinistra si sono adattate al sistema capitalista, alle sue istituzioni, sono diventate parte dell'establishment e oggi ne vediamo le conseguenze. Noi abbiamo sempre criticato questa linea riformista, opportunista, istituzionalista. L'abbiamo combattuto in passato quando le forze di sinistra erano grandi e potenti. Oggi loro sono spariti e noi invece siamo ancora qui a portare avanti la nostra lotta. L'ultima obiezione che vorrei provare a confutare in anticipo è quella: sarete anche bravi, però siete troppo piccoli. Ora, è vero che noi non abbiamo parlamentari, che non andiamo in televisione, non abbiamo grandi risorse finanziarie, per usare un eufemismo. Ma non sono questi gli aspetti che contano. Ci sono partiti che avevano tutto questo e sono ugualmente crollati miseramente. Noi abbiamo altre risorse ben più importanti. Siamo per esempio un'organizzazione ricca di idee. Sono le idee elaborate in quasi 2 secoli di movimento dei lavoratori. Noi abbiamo selezionato le migliori per tramandarle alle nuove generazioni. E non ci limitiamo a ripetere a pappagallo 4 frasi di Marx e buonanotte. Quello che noi ci sforziamo è di assimilare il metodo dei grandi rivoluzionari del passato per applicarlo e aggiornarlo alle condizioni concrete della nostra epoca. Ma non è tutto. Noi siamo un'organizzazione forte. Forte perché siamo parte di una internazionale, la tendenza marxista internazionale che in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Pakistan, dalla Russia al Brasile, in tutto il mondo porta avanti la stessa identica battaglia politica. E siamo anche un'organizzazione sicuramente ambiziosa che vuole trasformare il mondo, ma che allo stesso tempo ha i piedi ben piantati per terra. Per esempio i nostri compagni nei posti di lavoro sono stati in prima fila nelle lotte a difesa della salute dei lavoratori, mentre i nostri compagni studenti sono stati in prima fila nelle lotte a tutela dell'ambiente. Siamo anche un'organizzazione basata interamente sull'autofinanziamento. Non abbiamo grandissime risorse finanziarie, ma quelle che abbiamo vengono interamente dai contributi che riceviamo da lavoratori che faticano ad arrivare alla fine del mese, oppure da studenti squattrinati, che però fanno un sacrificio e ci danno un contributo. Ed è proprio grazie a questo autofinanziamento che noi possiamo mantenere la nostra indipendenza politica. E siamo anche un'organizzazione democratica in cui tutte le decisioni fondamentali vengono discusse dal corpo dell'organizzazione nel suo insieme, dal primo all'ultimo compagno. Ed è proprio grazie a questa discussione democratica che possiamo essere coesi, che possiamo essere uniti nell'azione politica. Siamo infine un'organizzazione che, diciamo, non cerca delle facili scorciatoie, che non insegue la moda del momento, che chiama le cose con il loro nome, perché sappiamo di avere di fronte un lavoro lungo, duro, paziente, ma che però non ci spaventa. E un'ultima cosa importante: siamo un'organizzazione ottimista, non siamo i sinistroidi che si lamentano perché la gente non li capisce. Noi abbiamo fiducia nella classe lavoratrice, nel fatto che saprà trovare la strada giusta. Magari il cammino sarà un po' più lungo, ci sarà qualche deviazione da fare, qualche ostacolo da superare in più, ma alla fine la strada giusta verrà trovata.
Abbiamo già visto i primi scioperi spontanei nelle fabbriche a tutela della sicurezza dei lavoratori. E non solo in Italia. Ma questo è solo l'inizio. Quando la crisi economica inizierà a colpire più duramente, vedremo una nuova ondata di mobilitazioni. Noi dobbiamo arrivare pronti a quel momento, perché il capitalismo non cadrà da solo, deve essere rovesciato. E se non lo facciamo, verremo trascinati in una vera e propria catastrofe. E ogni militante in più che riusciremo a guadagnare sarà un passo avanti verso l'abbattimento di questo sistema marcio. Dunque, non perdete tempo. Assieme a questo video trovate un link. Contattateci subito e unitevi a noi. Il futuro è nostro.